Nell'ultima puntata siamo rimasti esattamente in questo punto, anche perché l'ho appena chiusa, perché lo sto registrando di seguito. E, abbiamo terminato, mi pare, 6 camere. Well done, candidate. We are Grazie. entering the final test chamber. Oh, la final Completing this test? last chamber and completing the testing track will grant you membership into the Wow, After Science Zero già Emergency l'ultima? Ok. Response Team. Subito dopo la sigla ci facciamo la nostra ultima, a quanto pare. Ci credo poco, però, insomma, secondo lui è l'ultima. Vediamo. Sono curiosissimo. Ok. Abbiamo un laser, abbiamo il ricevitore del laser. Cose lì, cose lì. Bene, mi sembra abbastanza complicata. Allora, qui che posso fare? Posso tirare giù questo, prendere questo e spararlo ovviamente lì. Per il momento possiamo fare questa cosa qui. Molto bene. Ora io ho il portale volendo, ma Ok, credo di aver capito che cosa devo fare. Devo far passare il laser in qualche modo, non attraverso no, secondo me devo fare in modo che il laser vada diretto dal portale. Quindi quello deve questo qui deve essere messo di qua. Perché sì, perché sì, perché sì. Ok. Non so cosa sia questo. Ah. Ok. Ah, servono entrambi, giustamente. Ma io quanti cubi posso prendere? Perché io ne vedo solo uno. E soprattutto perché l'idea è io mi metto qui, una volta che ho sistemato tutto, mi metto qui, faccio il portale lì, si attiva tutto quanto, salgo sull'ascensore e mi porta su. Giusto? Dovrebbe essere così la questione. Quindi io devo fare in modo. No, senti, però a me sembra strano che ce n'è solo uno di cubo. Sembra molto strano. E qui ci sarà un altro pulsante, dai. No, devo trovare il modo di andare là sopra per vedere. Trovare il modo di andare là sopra per vedere come funziona. Vediamo se riesco a farlo da qui. Così. Ora mi si dovrebbe riabbassare l'ascensore. Poi se faccio così mi si rialza. E va bene, fin qui ci siamo, come abbiamo detto prima. Oh, vediamo di. Oh, eccolo l'altro. Eccolo. Perfetto. Quindi adesso io posso fare tutte cose. Perché io posso fare così. Ok.
Ma no, perché l'ho fatto cadere? Che scemo. Vabbè. Prendilo. Posso fare così. Ma non vengo bruciato. Ah, ma che bella questa cosa, grazie, molto gentili. E niente, poi devo fare la stessa cosa di prima. Cioè, che succede? Ho fatto? No, non penso di aver fatto, ma adesso succede un miracolo. Succede un miracolo, perché io adesso posso fare così. No, posso fare un'altra cosa, perché adesso questo deve essere rimesso dall'altra parte. Solo che il problema è che adesso io non so se... questo è difficile però, perché questo cioè deve stare per forza di là per farmi salire. Giusto? O no? Non è necessario che sia di là per forza? Vediamo, eh. Vediamo. Sul serio? Ma l'ho lisciato? Oddio. Va bene così. Allora, dovrei adesso io, vabbè, cioè devo per forza far questo. E va bene. E no, non va bene, perché io poi da qui come faccio a riprendere? Dov'è? Ah, è qui. Io dovrei... Allora, io quello che dovrei... Ah, però guarda, posso farlo, certo. Sta qui. Perché altrimenti non sarebbe stato possibile. Io mi sto scervellando. E invece c'è il solito cazzo di pulsantino qui. Mannaggia a me. Perché giustamente, altrimenti non può funzionare, no? Sì, però ho sbagliato. Che bella questa cosa che il laser non ti rompe le palle, perché insomma era un po' palloso, devo dire. Va bene. As a reminder, your Aperture Science provided health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the Aperture Science hard light bridge. Rest assured that unlike your fragile human tissue, all Aperture Science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4000 degrees Kelvin. Beh, meno male, buon per voi. Ok, altra. Salve. Altro giro, altro regalo, a quanto pare. Allora, abbiamo. Oh, wow. Wow. Ok. Questa è bella serie. Questa è bella serie. Molto bene. Allora, dove porta il portale? Vediamo un po'. Non riesco a orientarmi. Cioè, veramente non so dove sono rispetto a dove ero prima. Va bene. Prendiamo il nostro cubo. Si rompe il cubo? No. Attenzione, non si rompe e interrompe il flusso. Ok. Ah, eccolo il portale, eccolo lì.
Scommetto che se vado lì mi... Mi toglie questo schermo, ma che senso ha? Visto che c'ho proprio qua accanto il... Cioè, questo non ha senso. Ah, oh cazzo, sì che ha senso. Serve per il ponte. O no? Oh mio Dio, ma è un casino questo livello. Ma che diavolo vi fumate? Allora, lì c'è un ponte, quindi immagino che serva per... portarci dall'altra parte, no? Vediamo se funziona. Funziona. Perfetto. Tutto qui. Tutto qui, ovviamente tra virgolette, perché... Giusto. Ora non so più come salire lì. Porca pupazza. Ok, oddio, non posso più. No, non posso più salire lì. Cazzo. Vabbè, ovviamente è tutto calcolato. Ed è questo il difficile. Cioè, il difficile è riprendersi quel cacchio di Companion Cube. Eh sì, è quello il difficile. Va bene. Allora io però posso andare col ponte. Di qua. E saltare dall'altra parte. Ok. Perfetto. Tutto molto bello. Ah no, col cazzo, adesso posso fare così. Prendermi un altro cubo. Giusto. E sto da capo a 12, come si suol dire, vero? Aspetta, no, sono dall'altra parte adesso. Ce l'ho fatto. Tutto qui. Era tutto qui. No, ovviamente no. Perché non regge. Devo interrompere quel maledetto io. Wow. Wow. Geni. Il problema però è che... Cioè io ho un cubo solo, come faccio? Cioè, nel senso... Cioè, questo de deve essere per forza premuto. Cioè, non c'è modo. Quindi ci deve essere un altro cubo da qualche altra parte. Giusto? Perché se io faccio così... Quello muore. Beh, muore anche quello che è appena caduto, giustamente. Mi sono fottuto? Credo di essermi fottuto. Sì, mi sa che mi sono fottuto, cioè non posso più fare nulla. Wow, possibile? Possibile che debba ricominciare il livello? E non posso fare più niente, perché l'unico portale che posso fare mi porta dall'altra... Ah, no, aspetta, posso fare così. Posso fare così e così. Ok. E poi posso fare così. Così.
Aspetta. 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 E se io faccio così? E per il problema devo togliere quello? No, non può esserci solo un cubo, ragazzi. Cioè, è impossibile che io possa fare questa cosa con un cubo solo. Giusto? Io non posso attraversare questa cosa qui. Ok. No, io veramente non capisco come si possa fare questa cosa con un solo cubo. Cioè, mi risulta talmente impossibile. E io vorrei tornare di sopra. Si può tornare di sopra, per favore? Mi è concesso tornare di sopra? Grazie. Molto gentile. Ma perché mi era piaciuta molto la cosa che interrompevo questo flusso qui. Ok. Questo è importante secondo me. Perché ora io posso fare così. Oh, attenzione, perché adesso io sto da quest'altra parte e lo posso prendere quello. Ok, è questo. Il trucco è questo. Devo portare il cubo qui. Eccolo. Posso portare il cubo qui. Posso lasciarlo qui, fare così. Benissimo. Non è finita. Non è per niente finita, perché io adesso come cazzo faccio a... ad andare di là? No, secondo me devo fare una cosa. Porca miseria, vedi che non ce la faccio più a stare là sopra. Merda. Devo fare una cosa intermedia, mi sa. Miseria. Devo salvare. Devo salvare. Perché sennò qua mi tocca ricominciare sempre da capo. Allora, abbiamo detto. Abbiamo detto che interrompiamo questo. Poi andiamo di qua. No, che scemo.
Dove siamo? Siamo lì. Ma porca Eva. Stavo dicendo qui. Ok, abbiamo tolto quello. Poi possiamo andare di là. E il problema è qua, perché... Dai, allora, tu, la chiave è questa parete di vetro che fa passare il laser da una parte all'altra. Questo vuol dire che devi intercambiare i laser in questo modo per togliere questa parete. E va bene, fin qui ci siamo. Ora devo salvare però, perché sennò... nuovo salvataggio. Perché questa è la chiave. Perché io adesso devo in qualche modo fare il coso lì. Fare il portare lì per avere il ponte. Però lo devo fare mentre questo è, credo, giusto? Eh sì. Lo devo fare mentre questo è attivo. Merda. Merda. E... A meno che non debba fare questa cosa dopo che il ponte è attivo. Però non posso, perché il ponte non può essere attivo. Perché io devo poter venire di qua. Quindi io dovrei fare un click lì e fare il ponte e siamo a posto. E non c'è un altro cubo, quello è il problema. No. Quindi secondo loro io dovrei riuscire adesso a scendere qui, fare il ponte. Ah certo, ma certo che posso farlo. No, però non posso farlo, perché se io lo faccio... No, lo posso fare, certo, perché no? Perché non dovrei poterlo fare? Certo che lo posso fare. Non capisco perché non dovrei poterlo fare. Cioè, il laser non dipende dal ponte, dipende da questo. E adesso posso toglierlo. Va bene. Per il momento è sempre stata, cioè, è sempre stata la mia testa che andava oltre. E pensava chissà quanto fosse complicata la... Oh mio Dio. Demands I dispose of all test subjects, so I had to intervene before you were banned. I'll be honest with you now. There is no Aperture Science human emergency. I made it up. Sorry for lying to you. Before I can explain why I brought you here, we need to get you registered as an Aperture employee. Okay. Quindi ce l'abbiamo fatta. Hunt you down after all. The Guardian and Intrusion System doesn't like it when test subjects escape the chambers. Ok. Che bello, quindi c'è la storia, c'è una storia. Comunque è bellissima quella scena di prima. Sembrava una... Sembrava un proseguimento vero di una stanza. Stupendo.
Vi ricordo, bambini e bambini, che questa è una mod. Il che vuol dire che sarà sviluppata completamente a gratis. Da gente veramente, veramente brava. Perché non mi fido di questa cosa io? No signal. Ora sì. Devo trovare una parete. Eccola qua. Vai. There it is. The controls are manual, so I can't help you. Got a clue? Beh, sì, sicuramente. Ah, ok, devo sbrigarmi. Va bene. Via. Oh, good idea. I think that did the trick. Good. I can now register you as our new janitor. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. Qui sono un custode ora. Ok. We have no time to lose, right this way. Oh, wait, you can't go that way. Find a way around. Comunque voglio farvi notare che ho sempre un portale solo, eh. A cosa devo girare intorno? Non ho mica capito. Non si vede un cazzo dall'altro. Cioè, devo tornare indietro? Cioè, qui è dove stavamo prima, no? Ma non vedo niente, ciccio. Devo trovare il modo di girarci intorno. Ah, forse devo trovare un'altra strada di qua. Ah, ok. Era più semplice del previsto. Vieni, sono qui. Not everyone gets this position, you know. Sì. You should be proud. Cleaning up after humans that don't exist anymore. Ripulire dopo che gli esseri umani non esistono più. Sono curiosissimo. Capitolo 2, percorso predefinito. Sì, l'ho notato. Vai. Ovviamente, GLaDOS. I found better tools. A device capable of repairing the whole enrichment center. Only problem is that only a human can turn it on, so I hoped maybe you could fill in that role for me. The life of every human in core in the facility is at risk if we don't stop the collapse. Come on, let's go. I'll explain the rest. Ok. Uno strumento in grado di riparare. La fabbrica, insomma, la struttura. Grazie, l'avevo scoperto. I megatubi.
ahead is the turret disposal facility. Okay. Since they're all defective, they shouldn't be able to hurt you, but still be careful. Sì, grazie. Farò attenzione. Poor turrets. You might think that their pain is only simulated, but how is it different to yours or mine? They really don't deserve to be shredded, but don't worry. No, in realtà lo meritano assolutamente. And only surplus turrets get shredded after all. Che belle, le adoro le torrette di Portal. Poverine, un po' fanno pena, devo dire. Ok. So, I'm looking through your records and I see you have a family. How are the kids? Oh no. Bastardo. Forget I asked that. I am so sorry. Che bastardo. Let's go down. Oh, wind turbines. Of course. Le turbine. Devo quindi stare attento. Control room shutdown. Beh, io direi che facciamo così. Facciamo shutdown. Non posso shutdownare? Sì, posso farlo. Ci devo infilare qualcosa lì dentro, mi sa. Vediamo un po'. Vediamo se, se intanto mi trascina. Sì, mi trascina, mi trascina, mi trascina. Mi trascina. Forse ci infilo questa dentro? Funziona molto bene qui. Ok, ha funzionato. Corri, corri. Ok. Try to find a way across that bridge. Ok, quelle sono attive. Un portale. Interesting. Ma si era... Oh, guarda un po' che bel buco che c'è qui. Cucù. Cucù. Va bene, me la sono cercata. Try to find a way across that bridge. I'm sure you'll figure it out, so I will wait right ahead. Eccoci qua. Ciao. No. Allora, è tutto bellissimo. Ma...
c'è un ma. Come ci arrivo io un po' di là? Ah, ecco così. Oh mio Dio. Si è rotto? Sembrerebbe di sì. Ok, fatto. Che spettacolo. Oh. C'è un problema, Houston. Non posso più passare. Io non è che potevo andare lì. Potevo passare da lì. Oppure si è liberato un portale. Il posto per un portale. Vediamo un po'. No, qua non posso salire. Eh no. No, si sarebbe liberato un posto per un portale da qualche parte. Dai, non mi fate perdere tempo qui, che voglio vedere le meccaniche nuove, su. Forza. Vabbè, è molto più semplice del previsto. Certe volte non riesco a distinguere le superfici portalose. Allora. Madonna, stavo per cadere. Forse di qua. Ok. Scendo. Vai. Guarda, benissimo. Mi sa che sono... Ok. Quindi sono un impiegato. Ok. Comunque dicevo, sono l'unico l'unica, anzi l'unica impiegata di tutto il globo, suppongo. Quindi devo riparare tutta la struttura? Va bene. No, decisamente non devo andare lì. Di qua. Si sale la scala. Ups, questa è una novità. Sì, si sale male, però. Ok. Sbaglio, è una novità questa. Ok, devo interrompere il flusso canalizzatore. Bene. Perfetto, così posso prenderlo. E immagino interrompere il laser. Che in questo gioco è diventato un semplice laser innocuo. Cos'era quel rumore? Voilà. Sì, è tutto bellissimo, ma che cosa ho fatto? Mi sa che devo spengere la ventola. Non ho capito che cosa ho fatto, ma evidentemente ho fatto qualcosa che ora mi permette di andare avanti.
E se vado lì dentro? Ci sarà un achievement? No. This is a test observation facility. Humans had to sit here all day and watch you test subjects solve the chambers. In real time, too. Imagine. Pensa un po' che palle, in effetti, eh. Survivable testing at aperture. Insert disk. Ok. Cos'è quel coso che... Ah, sono... Sono le palline che scorrono nel tubo. È tutto portaloso, ma non ho ancora il portale arancione. Override. Another observation room on the other side that can take you to the elevators. I'm sure you can find another way in there. You're pretty resourceful. Ok. Queste sono vecchie stanze di test. È qui? What the fuck? There's no other way. Ooh. What you must. Just don't be reckless and only destroy what you need. Any other repairs I'll have to assign back to you. Also, try not to die. I'm tired of mopping up human blood. Okay. Never gets it out. Basta? Basta, potrei andare lì ora, no? Okay. Carina questa cosa delle bombe. Mi sa che questa delle bombe potrebbe essere una meccanica interessante. Si è visto qualcosa di simile con... che cosa erano? Di lanciarazzi, no? Nella parte finale del primo, se non erro. Ah no, manca questa da rompere adesso. Ok. Bombe! Ok, eccoci qua. Possiamo uscire o andiamo a vedere che c'è di qua? Oh! Questa era la... La stanza di quella di Coop. Oh, devo metterci anche qualcosa qui. Oh! Wow! Devo addirittura metterci qualcosa. E che ci metto? Sul serio. Vediamo un po' che posso portarci. C'erano dei cubi da portarci per caso? Non mi sembra. È tutto chiuso. Certo, la bomba non ce la posso mettere. Forse questo? No. Ah, devo rompere lì, ok. Ok. Sì. Che carina questa cosa che rompi i vetri. Benissimo. Ci siamo. E chi te morta? E potrei rompere quella? Sì, ma che pro? Vedi che è una stanza di... in Coop? Servono due persone. C'è qualche cubo lì, forse mi può servire?
Però io come faccio a tornare indietro adesso? Ma qua non posso tornare indietro, però. Posso rompere uno di questi? No. Che posso fare? Qui vedi, non mi servono. Questo vetro grosso potrei rompere, però ripeto, non mi serve a niente. Oddio, sì, forse dopo mi servirà. Chissà se si può rompere questo. Forse da lì riesco a vederlo? Vediamo. Vediamo se riesco a vederlo da lì. Dove sta? Di qua. Sì, riesco a vederlo. E allora probabilmente dovrò rompere quello. Vediamo un po'. Che se non devo romperlo, comunque in questo modo sono arrivato sopra. Ah, e qui devo rompere il tubo per prendere finalmente questo cacchio di cubo. Bello. No. Perché? Perché? Ma lì continuano a scorrere infiniti. No. No, è uno solo. Allora, va bene. Quindi qua mi serve... Che vuol dire che servono due persone? Ma io sono uno. Forse devo rompere questo vetro. E poi quello. Sembrerebbe di sì. Ma io non riesco a arrivarci da sopra. No, non mi cara questa cosa. Non mi è chiaros. Forse devo rompere la porta, no? Non è che devo rompere quei due tubi? Questi qua? In modo che escano fuori, boh, cose strane, non lo so. Come ci arrivo lì però? Ecco. Vabbè, proviamo così. No. Ma questi non credo che si rompano. Però io posso di nuovo fare quella storia del... Vediamo un po'. Cioè riesco a vederlo, qui sopra.
Vediamo un po' se... Vedete? Forse lì devo... Cioè, devo proprio posizionarlo in modo che la bomba gli arrivi addosso. Non so se è successo qualcosa, no? Non penso proprio, comunque. No. No, non devo rompere quello, ok. Devo togliere questo, forse? Potrebbe essere che debba togliere questo? Ma come faccio? No, non credo. No. No, mi sa che c'è qualcosa che... Tipo per esempio questo vetro qui, forse. Però io come cacchio ci arrivo là sopra? Non è possibile arrivarci là sopra. O forse devo rompere prima questo? Boh. Vediamo. Ma io lì non ci arriverò mai comunque a romperlo. Vediamo. Questo proprio no. Ma se io faccio così? E poi... Poi... Non lo so. Questo mi sa di che va rotto questo. Mi sa che va rotto questo. Sì, va rotto. Va rotto prima questo e poi la bomba deve attraversare qui. Però io come faccio a rompere questo? Ah, ma uso. Posso usare il. Sì che posso. No, non posso. No. E questo come lo rompo? Mi sembra abbastanza... Cioè, credo, no? Che sia... Non no, forse questa è una... È tutto finto? Forse mi sta confondendo. Quello... Oh, oh, oh! Però questo posso romperlo. O l'ho già rotto questo? Forse questo l'ho già rotto. No, in realtà non l'ho già rotto questo. Però non ci posso arrivare lì. No, il problema è che non capisco perché quella porta è chiusa. Oh. Mi sta venendo in mente che potrei semplicemente lasciarlo aperto il generatore di bombe e cercare di evitarlo e basta, tutto qui. Lo evito e mi posiziono tutte le bombe dove voglio. Giusto?
tipo una qui. Tipo una qui. Aio. E ora dovrebbe andare dall'altra parte. Perfetto. E quindi ora dovrei riuscire ad andare lì, secondo voi? Ah, oh, sì, ci ero riuscito. Senti, cerchiamo di non farci ammazzare. Grazie. Allora, vediamo se riesco. Sì, si può. Si può da là? Sì, da là penso che si possa, ok. Ora però devo sbrigarmi a cancellare questo coso. Disattivarlo, anzi. Ok. Dovrei avercela fatta. Che adesso da qui io riesco a vedere qui. E alleluia. Abbastanza. Beh, io direi che possiamo interrompere qui. Questa puntata è durata anche abbastanza, direi. Salvataggio solamente, salvataggio automatico, risorsa umana, qui. Ho salvato? Ho caricato? Oh mio Dio, non mi dite che... Non mi dite che ho ricaricato un salvataggio passato? Oddio. This is a test observation facility. Humans had to sit here all day and watch you test subjects solve the chambers. In real time, too. Imagine. A mia discolpa posso dire solo che il menu è lo stesso, salva e carica. E se fai doppio clic, io non so, ho immaginato che salvasse, invece no. Dovevo fare nuovo salvataggio. Vabbè, adesso tornerò al punto esatto in cui abbiamo interrotto e ci vediamo la prossima volta. E grazie mille della compagnia, un salutone, ciao, alla prossima.